Insomma, mi trovavo lì e mi sono detto, ma perché no? Sì, però guarda, questo non funziona. Vabbè, ma tu dammelo lo stesso che io provo a dargli un'occhiata. E infatti gli darò un'occhiata, perché questo è quello che cercavo per la mia Panda. Aia, porcaccio di... Questo è lo specchio retrovisore fine di mondo, perché ha la regolazione, che però... Dentro ha la sorpresa, ma la sorpresa forse è solo qui. Sì, la sorpresa è solo qui, meno male. Però qua non lo so come è combinato, perché qua non regola, attilio non regolo. E quindi dobbiamo smontarlo, vedere che cosa accade all'interno. Qua vedo della spugna. Della spugna mal cagata messa dentro. E quindi adesso noi questo coso lo apriamo. E penso che si apra semplicemente disarticolando questa... questo sterco di plastica. E ora sicuramente noi ci spaccheremo le mani col vetro. Invece no, guardate, è venuto via. E qui abbiamo un vetrino di plasticazzi, no, è di vetro, e si può pulire, come vedete. Poi qua c'è una composizione di scroto, vedo dello scroto qui, e qua c'è una plastica che probabilmente è cotta e si è ristretta, perché vedete che è spaccata qui. Molto interessante questa cosa, ma adesso vedremo. E poi qui c'è un, ecco, qui c'è un cazzo rotto, ecco il cazzo rotto, vedete? È questo, è rotto il meccanismo. È rotto il meccanismo, perché il meccanismo non è un meccanismo, è un troismo che è attaccato qua da una plastica che si muove, e dai e ridai, e questa plastica si spacca. Ma guardate che troiata che hanno fatto. Ma questa non è una roba Fiat, questa è la Vitaloni che ha fatto una cagatoni. Vitaloni cagatoni ha fatto veramente un cagatone qui. E qui cosa ci possiamo inventare per tenere attaccato questo qui? E qua possiamo solo inventarci il cazzo che ci frega, perché qua siamo rovinati. Ma qua serve veramente la violenza incivile. Qui serve l'inciviltà. L'inciviltà. Niente. Questo non viene via. Questo non viene via. Ma come si fa? Forse con la violenza, così. Ecco, uno è venuto via e l'altro è venuto via. Ok. Ora tolgo pure questa cagata. E abbiamo disarticolato due parti interne, diciamo, superflue, che togliamo dal cazzo. E poi dovremmo anche capire come disarticolare questo, che non esce. È pazzesco, non esce nessuno di questi oggetti. Fammi prendere il piede di porco. Ora gli faccio vedere io qua se non esce. Con questo lo facciamo uscire. Vitaloni de merda. Vediamo se non esce. Ora sì che esci, vero? Vero che esci? Ecco, ora è uscito il Vitaloni di merda. Ecco fatto. Ah, ma guardate, qua dietro c'era tutta una palla di sterco appiccicata qua. Quindi questo può essere il sistema. Ecco cos'è che si è... perché questo sicuramente era attaccato qua. E questa è la cazzata Vitaloni de merda. Vitaloni de merda, mi fai una cagata così. Allora, veramente, mi fai schifo tu e la tua stirpe. Perché non è possibile, capisci? Non è possibile una cosa del genere. Ora qua possiamo fare due cose.
possiamo inutilmente cercare di riattaccare questo qui, che sicuramente va così, infatti. Però come attaccarlo? Con del fil di ferro? Una riparazione Uganda style, possiamo provarci. Ma sicuramente questa se ne andrà a buttane. Ci possiamo provare? Sì, lo possiamo ricostruire. Abbiamo le adeguate conoscenze tecnologiche. Ho fatto 6 buchi, come vedete, 6 fori. E se riesco a cucire del fil di ferro qui dentro, probabilmente posso stringere questa cagata qui e chissà, magari farlo funzionare. Utilizzerò del filo di rame recuperato dagli avvolgimenti di una bobina di cinescopio. Allora, se io questo glielo ficco qua, io non capisco i fori dove sono. E questo riesce dallo stesso buco, ma come cazzo è possibile? Maledetto il santo. E ovviamente è tutto un troiaio. Ovviamente questo si è rotto. Perché? Perché è rame di merda. Ho questo, a cui farò un buco qui. Altro buco. Cazzo di Dio. Sto facendo un troiaio di buchi. Ora ho ricostituito questo orrore che sicuramente si muoverà di merda. Ma chissà, in qualche modo dovrebbe tenere. In teoria lui andrebbe messo qui. Però andrebbe messo dentro questo prima. E ora questo non entra. Perché? Perché c'è la plastica che non entra. Ma noi lo facciamo entrare con la rabbia. E ora se io schiaccio questi due, in teoria dovrei rimetterlo a posto. Vediamo se ci riesco. Con l'odio, con la rabbia inaudita. Vediamo se io schiaccio qua. Ecco. Così. E questo non entra. Perché non entra? Ok. Perché vuole essere violentato. E poi devo rimettere dentro questi due. E questi non entreranno mai. Io ci provo. Appoggiandomi con tutto il mio peso. Il mio maledetto peso. Ecco, così, con la violenza. E vediamo se sono riuscito a ricostruire. Ho dimenticato di ficcarci dentro quella plastica, quella gommina di merda che sta qua dentro. E forse lei fa pressione. E quindi quando è così sta. Però lui sembra stare. Solo che io mi domando come fa questo vetro. Capito? Come fa? Come fa questo vetro a orientarsi e a stare? Come fa a stare? Perché lui dovrebbe stare così e quando lo alzo ecco, l'ho appena spaccato. Come vedete ho spaccato il vetro. L'ho spaccato. Ma non lo credo, porco. Avete così potuto osservare un breve video in cui
si è manifestata l'inutilità di fare certi lavori, specialmente quando ci sono degli hard disk sul tavolo che stanno copiando dei dati e noi abbiamo usato violenza, e quindi speriamo di non avere danneggiato questi dischi. Grazie e arrivederci. Che bontà! Ne abbiamo un altro! E questa volta funziona. Muove. Sembrerebbe muovere il vetro, lo inclina, e quello che ho notato è che non inclina il vetro interno, ma inclina se stesso. Quindi in realtà, se questo è rotto, basterebbe a mano inclinarlo e vaffanculo. Però adesso questo lo smontiamo e lo romperemo ancora, perché va pulito, perché è sporco, è sozzo, è lercio, e vedete, ha una superfettazione che lo ricopre, la parte interna e la parte esterna, e quindi noi dobbiamo eliminare questa superfettazione e togliere il bitume, e quindi va smontato, cosa che ora faremo, ma speriamo con delicatezza, perché se si rompe anche questo, io divento un animale della Mongolia. Ecco, il vetro, come vedete, è uno schifo, ha anche un adesivo, quindi adesso cercheremo il più possibile di pulirlo, e se non mi sbaglio questo l'ho recuperato dall'altro, non so dov'è, vabbè, sarà da qualche parte. C'è da pulire questo vetro, c'è da pulire questo, però, vedete, è unto, è lercio, c'è dell'untume, e adesso lo puliamo con l'alcol, senza esagerare, perché questo oggetto funziona, quindi meno lo tocchiamo meglio è. Magari eliminiamo questo, puliamo anche qua, e si tratta di pulirlo un attimo per farlo funzionare, non servono cose esagerate. Qui abbiamo un interruttore di accensione molto bello, guardate che meccanismo, guardate il meccanismo proprio basilare, questo pirlo che va a fare contatto tra due cazzi qua, ci sono i due cazzi, c'è il pirlo centrale che tocca, e la lampadinetta. Io nella mia ho messo un pannello LED che chiamo sole portatile, perché fa un sacco di luce, però queste lampadinette hanno il loro fascino. Ma noi ce ne fottiamo e procediamo a pulire i vetri, penso utilizzando la carta da culo, quel poco alcol isopropilico che mi rimane. Ci sono dei residui, come di cacare, di calcare, di cacare. Ci sono dei residui di cacare. Il difficile è pulire questo interno. Vediamo se con la carta per il culo e l'alcol isopropilico puro riesco a dargli una pulita. Sì, purtroppo questa carta lascia dei pilucchi. Diciamo che va molto bene. Giudico il risultato accettabile. Va bene, comunque avete capito, si tratta di pulire un vetro, inutile che sto qua a farvi vedere questa stronzata. La perfezione non è raggiungibile. Perché comunque sia,
appena poggio il vetro e cerco di chiudere qui, ci sono immediatamente pelucchi che si insinuano. Poi qua va chiuso, sperando di non spaccare il vetro. Ecco, sembrerebbe chiuso e sembrerebbe pulito. Direi di sì. Abbiamo forse conseguito la vittoria? Qui l'abbiamo discretamente pulito, anche qua si può fare di più forse dal punto di vista della polvere, ma potrei compiere un atto impuro e spruzzarlo di vernice nera, sicuramente danneggiando vetro e tutto il resto. Vediamo se riesco a pulire meglio questo, ma ne dubito perché è sozzo. Oh, ne ho due, li lavo tutti e due, però questo è più chiaro, mi sa che preferirò questo. Li ho puliti con un pennello e la pasta lava Ani e risulta che questo, che è più chiaro, in realtà è cotto, non si capisce dal calore, dal sole, vedete che ha una tinta giallina, mentre questo invece ha un colore più recente e anche una texture migliore. Quindi userò questo, che mi pare molto bello, sì, mi pare più migliore. Userò lo spray. Lo spray faccio questo qui di nero. E quindi questo è un Vitaloni. La marca è Vitaloni. E chissà. Speriamo che duri. Assolutamente a cazzo, rovinando tutto. Direi che sta venendo bene. Va bene. Secondo me è venuto molto bene. Non ho intaccato il vetro. Potrei fare anche questa parte, ma me ne sbatterò. Questa va bene così. Ora un'asciugatina e vaffanculo. Insomma, la lezione di oggi è che a volte certe cose è meglio non ripararle perché non si possono riparare, oppure perché si è incapaci di fare. Ecco, adesso io ho toccato con le mani, ho rovinato la parte che ho appena verniciato, perché sono un coglione, e non bisogna riparare le cose che non si possono riparare. Ora devo ritoccare di nuovo questo oggetto. Ecco. E ora lo metto ad asciugare e non lo tocco più per 15 anni. E spegniti, telecamera del cazzo. Eccolo qua. E qua dobbiamo sicuramente, ecco, come vedete ho strappato il filo. Tra l'altro questo è rotto perché dentro c'era questo troiaio collegato veramente a cazzo. Va bene, si tratta di svitarlo con il cacciavite in dotazione alla panda e quindi con una mano noi svitiamo questo vetro. Una vite qua,
che ora cadrà sicuramente a terra e non la troverò mai più. Già sto bestemmiando. Bene. Magnetizziamo il cacciavite. Svitiamo anche questo. E adesso dovrò usare due mani. Due mani, perché intanto devo raccogliere la maledetta vite. Ma soprattutto devo staccare con violenza. E non si stacca, va bene, devo usare due mani. Guarda caso è la stessa marca, Vitaloni. Ma questo è uno sterco di ruggine. E questo è carino. Carino, devo dire. Però qua c'è un gommino. Chissà se questo è un gommino. È vero, è un gommino. Che lì manca. Quindi dovrei scoppolare questo e metterlo lì? No, lo lascerò così. Perché secondo me questo non è un gommino. E il gommino l'ho semplicemente svitato e l'ho messo qua, così almeno ho un supporto di gomma. Ed ecco fatto. Ho messo la lampadina, che tra l'altro fa falso contatto. C'è un falso contatto qui dentro, purtroppo non ho potuto provare prima. Ma dovrò forse pulire. Va bene, un po' di bestemmie, questo torna come nuovo. Purtroppo il coso non fa contatto bene. Forse devo masturbarlo. Potrebbe servire del WD-40 o potrebbe servire che questa cosa non funziona. Non lo so. Però fatto sta che adesso ho la lampada fecale che non fa luce rispetto al sole portatile che era questo. Però non ci entra. Devo limare queste parti per farle entrare. Quindi ho preferito evitare di usare la violenza. Però aprendo lo sportello, come vedete, non funziona neanche. Va bene. C'è bisogno di pulire i contatti qua. Ma la cosa più bella è che finalmente posso fare questo e mandare a fare in culo tutti quei coglioni di merda che usano gli abbaglianti dietro di me, ma soprattutto usano i cazzo di fari allo xenon che non si vede un cazzo e che ti abbagliano in modo pazzesco. Io faccio così e se ne vanno a fare in culo, maledetti loro, e i loro fendinebbia bastardi, con questa mania bastarda che hanno, questi pezzi di merda, di andare in giro con i fendinebbia accesi, che gli dovrebbero fare delle multe da qui all'eternità, maledetti. Ora, nel frattempo io ho scoperto una cosa. Questa luce LED che avevo nella Panda e che ho molato, come vedete, per farla entrare qua dentro, adesso ci entra perfettamente, aveva un circuitino qui. Un circuitino che entrava con la 12 volt su questa parte qua. Io qua vedo un ponte a diodi, due condensatori, e poi qua vedo un PWM, un chip di PWM con una bobina che usciva e andava al LED. Ora io il LED l'ho alimentato direttamente a 12 volt e funziona. Sì, ok, scalda un po', però funziona. Ora io mi domando, ma per quale cazzo di motivo mi monti un PWM per andare da 12 volt a... Io misuravo qui 8 volt circa, 8-9 volt. Mettici una resistenza. Che cazzo metti un PWM? Tra l'altro questo coso sull'autoradio mi genera sempre un mare di disturbi radio. Quindi io lo elimino, qua ci sbatto una resistenza in serie e vaffanculo. Proviamo con questo cazzo comune. Ampere. 10 ampere. Ok. E accendiamo e vediamo quanto consuma. 600 mAh, come vedete. Ok, se io abbasso
la tensione a circa 8 volt che lui vuole, sono sempre, beh no, sono 270 mA, sono di meno, sono 240 mA, è comunque meno, va bene. Quindi se lui deve lavorare a 200 mA e io qua ho una tensione di, in questo momento ho un cazzo, una tensione di 8,42 volt, ok, ma io vorrei avere 8 volt precisi. Allora scendiamo ancora un po', vediamo quanto ho. 8,18, va bene, switcho qua, metto qua in ampere, lui con 8 volt 180, 190 mA, facciamo 200 mA, bene. Adesso facciamo il circuitino. Ed ecco il circuitino, a parte la lampadina che ho disegnato così, ma in realtà è un LED, ma è la stessa cosa. Quindi noi vogliamo 200 mA per farlo girare bene con 8 volt. Ok? Però ne abbiamo 13,8, quindi 13. Sì, vabbè, vaffanculo a me, se non l'accendo che cazzo faccio? 13,8 meno. Ok, non funziona la tastiera. Oh, maledetto. Error, perfetto. 1, 13,8 meno 8 uguale, non si capisce, 13, punto 8 meno 8 0. Ma come cazzo si fa? Come cazzo si fanno i conti su sta macchina di merda? Ma che cazzo è? Allora, 13,8, sommiamo, 5 negativo, sommiamo, 3,8, non si capisce. Ok, poi 5, no, devo togliere 8 volt, sono 5,8 volt, finalmente ci siamo riusciti. Che meccanismo di merda per fare i conti su sta macchina di merda. Quindi qua ci devono cadere 5,8 volt, ok, 5,8 volt, però devono andarci 200 mA, ora R uguale V su I, quindi 5,8 su corrente di 200 mA, quindi diviso 0,2.2, ho detto punto 2, vediamo quanto viene fuori. 40, mi è uscito un 40. Siamo sicuri? Io no, e infatti no, perché sta calcolatrice è stronza. 5,8 diviso 0,200, ho detto 0,200 mA, ci metto pure gli zeri, uguale 29 ohm, quindi mi serve una resistenza da 30 ohm da mettere qua. Quindi io metto qua una resistenza da 30 ohm, vaffanculo, qua mi arrivano 8 volt, vaffanculo, non ho bisogno di un PWM generatore di disturbi del cazzo. Quanti watt? Volete sapere quanto watt? P uguale V per I. 5, cancelliamo, 5,8 per 0,2, ci serve una resistenza da
un watt e 16. Vaffanculo! E dopo aver sbagliato tutto montando una di queste resistenze, che io pensavo da 33 ohm, perché c'è scritto R33, invece sono da 0,33, vaffanculo! Ho dovuto montare una resistenza da 5 watt, 33 ohm, che però, come vedete, ottengo, mi fa ottenere questo risultato, che io qua c'ho i miei 13 e passa volt, no, di alimentazione, 13 e 2 in questo momento. Ho la caduta di tensione sulla resistenza di 5, qualcosa, e l'alimentazione al LED è di 7,98, 8 volt, parente di 8 volt. Se io alzo un pelino, vediamo, sto alimentando adesso a 13,7, caduta di tensione sulla resistenza 5,7, alimentazione sul pannellino LED 8 volt, perfetti, 8,00. La resistenza è tiepida, il LED è tiepido, funziona tutto a meraviglia, ho un consumo di 200 mAh, non c'è bisogno di nessun cazzo di circuito PWM. Io non capisco perché la gente si complica progettualmente le cose montando circuiti con... Cioè, davvero, dove cazzo l'ho tirato? Ci sono qua, c'è un ponte a diodi, due condensatori SMD, un'induttanza, un integrato e un diodo e una resistenza. Ma questa è pazzia, metti una resistenza, hai finito. Come ultima curiosità di questo pannellino LED, vorrei farvi notare che positivo e negativo sono segnati al contrario. Per cui il positivo è questo, e quello segnato col negativo, e viceversa, il negativo è di qua. Quindi i colori delle connessioni sono giusti. Ora qua gli sbatto un pezzettino di termorestringente e vaffanano. Dopodiché questo lo posso direttamente ficcare qui. E sono discretamente a posto. E adesso facciamo un esperimento da scemi con l'alimentatore unale, dual unale, che abbiamo costruito in uno dei precedenti video. Vediamo quando si brucia questa lampadina da 12 volt. Siamo a 3,99 volt. Vediamo se riesco a metterlo in piedi, sto cazzo di tester. Ecco, ma tanto non si vede una minchia. Adesso alziamo l'alimentazione e vediamo che la luminosità sale. Ecco, siamo a 12 volt, ma adesso io voglio bruciarla questa lampadina. Saliamo a 15, a 16. Mi serve bruciata perché devo usare i contatti per... contatti da usare come contatti nei contatti dei contatti. 17, 18 volt, 19 volt, siamo a 20 volt e non si brucia. La lampadina ha una luminosità pazzesca, ma noi insistiamo. Siamo al massimo, siamo a 22 volt. Oh, ma sta lampadina non si brucia, ma che cazzo è? Niente. Non riesco. Forse se la sbatto. Se la sbatto. Niente da fare. Non riesco a bruciare una lampadina. Oh, brucia. Brucia. E non brucia. Ma perché ogni video che faccio deve essere... deve diventare sempre una cozzaglia di stronzate? Allora, io lo sparo di nuovo al massimo e sbatto la lampadina sul tavolo. Così. Ecco, vediamo. Sono riuscito a a modificare, diciamo, la forma del filamento, ma non a romperlo. E lo sbatto con violenza, così. Ah, bene, sì, ce l'ho fatta. Ho distaccato il contatto. Va bene, mi basta. Perché mi è rimasto in mano il pirlo, questo qua. Io adesso lo isolo e vaffanculo. E forse all'interno è entrata dell'aria? Perché... vediamo...
No, minchia, funziona ancora. Ma è possibile. Ma... al massimo, di nuovo, al massimo. Devo distruggere questo filamento. Muori! Sì, ce l'ho fatta, sì. Ce l'ho fatta? Non è possibile. È diventato uno stronzo a forma di stronzo. Ma io ci riprovo. Io ci riprovo. Io ci riprovo in tutti i modi. Ah, guardate come si è spirlato. Guardate. Vedete? Non riesco a avvicinarlo perché ho messo sul treppiede, però vediamo. Ecco, ora sì che l'ho bruciato. Ti è. Alla fine mi sono accorto che tutto lo sbattimento che ho fatto non è servito a niente, perché la lampadina era più lunga e non era la sua, della panda, che è questa. Quindi ho spaccato tutto con un martello, ho spaccato il vetro per odio e ho recuperato i due contatti. Ora in mezzo io ci metterò un tassello, lo fisserò con la colla a caldo e creerò così un adattatore per poter collegare questa inutile stronzata per cui ho perso un'ora e mezza della mia esistenza con la colla a caldo, come i deficienti che fanno i video con le musichette carine e fanno le saldature di merda, e alla fine farò un accrocchio di colla a caldo, un tassello del cazzo, per fare questa cagata inutile. Potevo semplicemente tenermi la lampadina e vaffanculo. Bah. Rieccoci in auto. Spruzzatina di questo, devo dire, è prodotto notevole, perché adesso funziona tutto alla perfezione. Compresa l'apertura dello sportello. E quindi ora passiamo a lubrificare col WD-40 normale, affinché ciò non accada mai più, sperando di non sporcare tutto. Ora sì. Ora forse. Va bene. Asciughiamo. Questo. Non abbiamo sporcato lo specchietto. Il sistema funziona alla perfezione. E ora non ci resta che smontare la lampadina. Non è un'operazione proprio immediata, e montare questo, però con una mano non ci riesco. Ed ecco fatto. Affanculo, è entrato perfettamente, forse leggermente decentrato, ma funziona. Tra difficoltà di ogni tipo abbiamo vinto. Abbiamo anche centrato la luce, il contatto è perfetto, lo switch adesso funziona perfettamente. E avete visto come non bisogna fare. Tra gli upgrade dell'auto c'è questo splendido coprivolante in pelle umana. E ho voluto provare, perché il volante la mattina è ghiacciato e con questo qua va un po' meglio. Ma dietro di me c'è del materiale, ci sono delle cose nascoste lì dietro. Questo è il cielo, perché il mio, come vedete, fa schifo ed è stato incollato, ma è una merda marcia, mentre questo è sano. Ma sotto ci sono altre cose gioiose che proveremo nei prossimi video.